Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio vedere con voi uno dei metodi che dovrebbe servire per eliminare lo start and stop senza spendere un euro e senza andare da nessuno a farsi dare una mano, che poi magari vi dicono non è possibile, oppure vi spillano un po' di soldi quando in realtà non è necessario. Se mi seguite, ho già fatto un video a riguardo in cui ho fatto vedere come si fa il primo metodo per eliminare lo start and stop in maniera definitiva. Quindi senza dover stare a spingere sempre il bottoncino che c'è all'interno dell'auto. Molti di voi hanno scritto dei commenti, chi era a favore, chi non era a favore. Ovviamente, ragazzi, a me è un optional che non piace, mi dà fastidio stare sempre a spingere e a volte mi dimentico e quindi mi ritrovo che devo partire a una rotonda, sono stato fermo 3 secondi e mi si spegne la macchina, quindi poi si riavvia, magari non si riavvia, insomma è una cosa che non mi piace in generale, quindi l'ho voluto togliere. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e di condividere questi video. Nello scorso video vi avevo mostrato un sistema che è questo. Sulla batteria avete polo positivo e polo negativo. Sul polo negativo c'è un sensore che è questo qui. Rileva la condizione, diciamo, della batteria. Molti di voi mi hanno scritto nei commenti che potrebbe essere anche un sensore legato all'alternatore intelligente. Io non ho riscontrato nessun tipo di problema. Lo spinotto in questione è lui. Si spinge e si toglie, ok? Lo lasciate così, lo potete legare da qualche parte oppure io l'ho lasciato praticamente spiccio così. Se non volete fare questa manovra qua, c'è un altro sistema. Uno dei sistemi è utilizzando anche il software proprio della casa madre tramite presa OBD2, e se avete un computerino che lo fa, allora riuscite a escludere il sistema. Per terzo c'è un altro sistema che adesso vi mostro. Però volevo mostrarti una cosa: che se hai una partita IVA come me e devi fare la dichiarazione dei redditi e devi farti seguire da un commercialista, questa è la soluzione che fa per te. Fisco Zen è un servizio online che offre un commercialista dedicato e tramite la sottoscrizione di un abbonamento si avrà incluso anche la dashboard per gestire la propria partita IVA, quindi col sistema di fatturazione incluso e con la dichiarazione dei redditi inclusa. Quali sono i vantaggi di Fisco Zen? Innanzitutto, con l'abbonamento si avrà un commercialista dedicato e specializzato nella professione che ognuno di noi fa. Il tuo commercialista si potrà contattare via chat, via email o per telefono. Non ci sarà quindi bisogno di comprare dashboard in più, ma nel prezzo è compreso anche tutto il sistema di fatturazione col quale si possono anche calcolare le tasse in tempo reale e tantissime altre funzioni. Quindi, se hai la partita IVA o stai pensando di aprirne una, Fisco Zen mette a disposizione anche una consulenza gratuita con un esperto. E se decidi di diventare cliente, col mio link, con cui potrai chiedere anche questa consulenza gratuita, avrai diritto a 50 euro di sconto sul primo anno di utilizzo. Ovviamente il link lo trovi nella descrizione di questo video. Vai a dargli un'occhiata. Bene, ora che siamo tornati, un altro sensore che staccandolo riesce a non far accendere, diciamo, il nostro odiato start and stop è il sensore che c'è qui sotto. Qua sotto c'è un sensorino per cui l'auto rileva il cofano aperto. Vi do un consiglio: secondo me, prima di andare a muovere questo, provate con quello sulla batteria, perché quello sulla batteria parte che è immediato ed è lì proprio in vista. Ma questo qui ha questa paratia sopra, ma sotto questa paratia comunque c'è il telaio, quindi non è che se togliete questa c'è un libero accesso a questo sensore. E nel mio caso è un po' infognato, è un po' sotto, quindi dobbiamo andare un attimino a smanettare. In realtà bastano anche semplicemente due cacciaviti. Io vado a cercare il mio sensore. Adesso ve lo indico. È qua sotto. Qui sotto c'è questo sensore. Spero lo possiate vedere. Io con questo lo spingo e con questo lo faccio scivolare via. È andato. Questo è lo spinotto che io ho appena tolto. Nel momento in cui lo vogliamo riattaccare, lo dobbiamo riagganciare qua dove era prima. Mi dà batteria in carica, sì, perché è stata praticamente aperta la macchina per un po', ma non mi dà nient'altro, pare. Quindi, se il sistema precedente, quello della batteria, del sensore sulla batteria, non vi piace o comunque vedete che vi dà dei problemi, potrebbe essere, provate con questo sensorino che c'è qua sotto e vedete se lo start e stop continua a funzionare o meno. Spero, ragazzi, di essere stato utile. Proverò anche il sistema della centralina presto. Quindi iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un like e condividete questi video, accendete la campanella, mi raccomando. Vi ricordo che da poco ho aperto il mio nuovo sito internet.
internet, si chiama meccanicapertutti.it, in cui metterò tutti questi trick insieme a un sacco di recensioni. Ci sto lavorando, quindi piano piano lo riempirò di articoli. E sempre in descrizione troverete i link di Fisco Zen, caso in cui vogliate una consulenza gratuita per gestire la vostra partita IVA o per aprire una partita IVA e avere 50 euro di sconto sul primo anno di utilizzo. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!